Non so perché, ma a me sembra sempre piatto, cioè la sua voce sembra molto piatta. La musica italiana fa schifo! Tra autotune, amici, trapper stranissimi, la musica italiana è diventata un completo caos. E oggi vedremo se effettivamente è così oppure se invece la musica italiana è ancora buona. Per farlo ascolterò delle canzoni prese a random dalla Top 50 Italy, Top 50 Italia in sostanza, di Spotify. Quindi ascolterò delle canzoni a caso da questa top 50 e vedrò se effettivamente le canzoni fanno schifo o c'è qualcosa che invece è buono. Ci tengo a precisare che non ascolto tanta musica italiana, ovviamente l'ascolto un po' per tenermi aggiornato sui trend e queste cose facendo il cantante, ma di queste canzoni ne conosco veramente pochissime e ovviamente prenderò le canzoni che non ho ascoltato. Ultima cosa prima di iniziare, tendo a precisare che questa è la mia opinione personale e che quindi potreste tranquillamente non concordare con quello che penso. Alla fine la musica è una cosa molto soggettiva. Allora, innanzitutto noto che è pieno di canzoni di Sfera Ebbasta, cioè ce ne sono veramente parecchie. Quindi direi forse di partire proprio da una canzone di Sfera Ebbasta. La prima canzone che quindi andrò ad ascoltare è Calcolatrici di Sfera Ebbasta, featuring Joliet, Simba La Rue e Baby Gang. Ok, innanzitutto chiedo scusa se ho pronunciato qualche nome male, ma purtroppo appunto alcuni non li ascolto. Allora, cosa ne penso? Sinceramente, so che potrei essere attaccato, ma penso che la base sia un po' sentita e risentita, anche se molto bella, ok? Sicuramente è fatta molto bene, dietro c'è un produttore molto bravo. Però, sinceramente, è qualcosa che di sentito e risentito. È anche un po' parte dello stile della canzone, quindi è anche capibile. Però, diciamo, non mi fa sentire nulla questa canzone. Testo anche niente di rivoluzionario, sempre a mio parere. Sicuramente, però, riconosco che è una canzone che può essere apprezzabile a chi piace il genere. Però a me sinceramente non ha smosso molto, quindi se dovessi dare un voto personale gli darei tipo un 4. Qui vedo un Emi Schilla, cioè in realtà la canzone è di Massimo Pericolo, però featuring Emi Schilla, che è un rapper che ascoltavo insomma qualche anno fa quando andava un po' più di moda. E quindi sono curioso di sentire questa canzone e vedere se effettivamente è piacevole. Ok, questa devo dire che mi è piaciuta di più. La base è un po' più movimentata, è un po' più carina, un po' più colorata la definirei. Il rappato di entrambi secondo me è fatto molto bene. E poi devo dire che il ritornello mi piace molto, è sicuramente orecchiabile e resta in testa, che è un po' l'obiettivo dei ritornelli. E quindi devo dire che questa la apprezzo sicuramente di più, mi è piaciuta. Poi è salita anche un po' di nostalgia per Emi Schilla. Ok, adesso sentirò Bon Ton di Drillionaire. Ti prego, dimmi che l'ho detto correttamente. Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta. Beh, ci sono artisti che praticamente sono sempre nelle top italiane, quindi sono molto curioso di ascoltare questa canzone. Ok, anche questa devo dire che è fatta molto bene, cioè mi piace molto la base, soprattutto quando diciamo droppa il beat, molto bello. Devo dire che mi sono piaciuti tutti gli artisti dentro questa canzone, tranne uno, ovvero Sfera Ebbasta. Lo so, ma non so perché, ma a me sembra sempre piatto, cioè la sua voce sembra molto piatta, ovviamente secondo i miei gusti, eh. Sembra che fa sempre la stessa canzone, ma secondo me è proprio la sua voce che rende tutto un po' più piatto, non lo so. Magari dovrebbe giocare un po' con gli effetti, con le cose, perché sinceramente ogni canzone che ho ascoltato di Sfera Ebbasta mi è sembrata la stessa canzone. Quindi è proprio lui che secondo me non mi piace, quindi non prendete manco troppo alla lettera quello che dico riguardo Sfera Ebbasta, però sì, l'unica parte che non mi è piaciuta è la sua. Per il resto devo dire che la canzone merita molto.
Gli darei quasi un 9, cioè veramente una canzone orecchiabile. E l'artista che mi è piaciuto di più è Blanco sicuramente. E in realtà anche Lazza è veramente bravo, cioè mi piace anche lui molto. Però se dovessi sceglierne uno direi Blanco. L'unica cosa sono sempre un po' i testi, nel senso, alla fine il testo è scritto anche bene, solo che devono sempre parlare di scopare o roba simile, e sinceramente è un po' stancante. Però oltre a quello, insomma, devo dire che è veramente una bella canzone. Adesso ascolterò Spingere di Il Pagante e Villa Banks. Sono curioso perché appunto c'è Il Pagante e devo dire che non ascoltavo la loro musica da un po', cioè nel senso più che altro non l'ho mai ascoltata seriamente, però insomma mi ricordo quando andavano molto e quindi per forza di cose qualcosa ascoltavo. E quindi sono curioso di che cosa fanno adesso. Cioè come fanno la musica adesso. Poi sono curioso anche di Villa Banks perché è un artista che ultimamente sta andando veramente tanto. Ha un ritmo un po' retro, una base un po' retro. Ok, praticamente è una canzone fatta per ballare palesemente. E quindi un po' da mettere in discoteca o robe simili. La canzone non è male, è orecchiabile, sicuramente non è profonda o non dice niente di che. Poi loro devono sempre parlare di bollicine. Il pagante, sempre bollicine o roba simile, se no non sono contenti. Però dai, devo dire non è una brutta canzone, però alla fine non ti dà nulla come canzone, sia Villa Banks che Il Pagante, insomma. Non dà veramente nulla come canzone. Come voto gli darei 7 semplicemente perché è orecchiabile, è carina, però secondo me ti stufa anche velocemente, cioè te la senti 2-3 volte ed è finita lì. Detto questo, cosa ne penso quindi della musica italiana di adesso? Io penso che ci siano sicuramente ancora artisti validi e che non è, diciamo, non è condannata la musica italiana. E sicuramente viene un po' troppo abusato l'autotune, nel senso a me piace, però va usato con criterio secondo me. E il fatto è anche che se era una cosa per differenziarsi, adesso dato che lo usano tutti, sembrano tutti uguali, quindi non è il massimo nemmeno per quello. Adesso sembra quasi originale cantare con la voce normale, quindi insomma è un po' assurda come situazione secondo me, però è anche vero che è un po' l'evoluzione della musica, quindi ci può stare fino a un certo punto. Quindi niente, ho apprezzato sicuramente degli artisti che abbiamo ascoltato oggi, secondo me alcuni artisti sono molto validi, come per esempio Blanco e Lazza, non avrei niente da dire, anche perché sicuramente anche Lazza, per esempio, ha un background molto buono come artista. Sono artisti che sanno quello che fanno. Invece poi ci sono altri che, diciamo, un po' portati dall'autotune, riescono, diciamo, ad emergere e magari hanno meno talento. Però va bene anche questo, insomma, sono stati sicuramente bravi in altri ambiti, ovvero a pubblicizzarsi o a spingersi, a meno che ovviamente non siano raccomandati. Detto questo, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un like per aiutarmi a spingere questo video. Commenta qui sotto se vuoi una parte 2 e magari che canzone vorresti che recensissi o ascoltassi. E niente, noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!